Quindi questa cos'è? Una batteria fatta con strumenti, pezzi di recupero? Allora, questa batteria è composta da una grossa pentola che ho recuperato a Porta Palazzo, così come la cassetta di frutta. Poi troviamo delle tolle di colore che ho recuperato da dei lavori di restauro che ho fatto in casa. Invece le piccole scatole di latte sono semplicemente scatole del caffè, come potete vedere. Il concetto è proprio di riutilizzare qualsiasi tipo di materiale che abbia un bel suono e che possa dare il giusto groove. È sicuramente una scelta di coerenza, uno stile anche se vogliamo. È molto bello perché comunque sono tutte componenti che hanno proprio un suono particolare tutto loro. Che rapporto c'è con la creatività che ci vuole per assemblare del materiale usato destinato a un uso differente da quello musicale, la creatività che ci vuole per inventarsi un pezzo nuovo, un ritmo nuovo? Sicuramente allora l'utilizzo di questo tipo di strumentazione si riprende per esempio tantissimo dalla musica caraibica, dove tutta questa serie di strumenti anche in Brasile sono usati tantissimo. Poi i pezzi che vengono automaticamente hanno un sound di quel tipo. Ricreare queste cose è molto bello perché insomma parti da un oggetto inanimato e invece poi quando è messo insieme ad altri crea proprio assume proprio una sua identità musicale.